qui c'è un presepe, ragazzi. C'è un presepe, cose antiche, sembra una cantina, una grotta, sembra. E questo è il presepe. Vediamo un po' di pupazzi. La gioia dei grandi e piccini. Ah, c'è anche la ruota che gira. E lì c'è anche un'altra roba che gira. Meraviglioso. C'era una volta il focus. E lì c'è un fuoco vero. True story. C'è roba antica, di tutti i tipi. Vestiti. Pecorelle che camminano. Barbie, dove sta? Ah, il Barbie c'è anche. Però, per fortuna non posso metterlo a fuoco. Ok. Roba di tutti i tipi. Qui oggetti vari che servivano a scaldare, a cucinare. Strano. Stessimo entrando a casa di qualcuno, non so, proviamo. Scusa, si può entrare? Grazie. Nessun come quali erano gli ingredienti di questo yogurt? Esattamente. Allora? Non si sa quali erano gli ingredienti? Sembrano buoni, nutrienti. Attenzione perché di nutriente c'è solo la testa qui. No, qua cancella tutto. Cancelliamo. No, non viene, non vuole venire proprio. Ecco, ecco, forse ce l'ha fatta. Hai visto che ci viene? Hai visto alla fine? Alla fine la mia tesi non ha funzionato. Qui siamo in un paese che si chiama Palinuro, che a me non sta piacendo, lo dico sul serio, cioè c'è un altro paese che si chiama Camerota sulla Marina, che è molto meglio, perché il problema con questo paese è che non ci sono punti dove uno può vedere tutto questo mare bello. Questo è il problema grossissimo. Er barca lo va contro corrente. Tiè, peccate sta robetta. Allora ragazzi, io non sto scherzando, questo paese si chiama Palinuro, che magari è conosciutissimo, non lo so, e veramente io gli do due. Io da grande recensore di città, perché forse riguarda la città, l'unica via che si salva, cioè l'unico tratto di via che si salva di questo paese si chiama Palinuro, veramente da orribile. Ma lo sai perché dico che è orribile? Perché diciamo che ha il potenziale, no? C'è il mare, c'è la vista, diciamo, però non c'è mai un punto dove si può vedere il mare come qua, per dire, no? E poi la cosa bellissima è che anche la panchina, ah ragazzi, ci stiamo lamentando del niente, prima dei campi di concentramento, ricordiamocelo sempre. Però, così, visto che ci troviamo in questo, capito, qui c'è vista,
Questo è il problema di questo paese, che non c'è mai la vista del mare, solo qui. E anche qui che c'è, cosa hanno fatto? Le panchine sono rivolte verso il palazzo, cioè verso il nulla. Tu vedi il palazzo e quando ti siedi qua. Veramente un paese che ti fa rabbia proprio. Palinuro si chiama. Vergognate chi ha strutturato questo paese in questo modo. E lo dico battendo un pugno sul tavolo proprio, con rabbia, da pecora schiava. Okay? Ecco, se fosse stato così, Palinuro è bellissimo. Ma questi non so buoni. Ma io ho visto anche che fisicamente, siccome è una collina, mi sa che non è ripida abbastanza oppure piana abbastanza per renderla, che ne so, con passeggiate, panchine, eccetera, no? Che piacciono molto allo schiavo, no? Che dopo un duro così, anno di lavoro vuole fare una passeggiata e prendersi la sua droga preferita, un gelato, eccetera, la propria anima gemella, che può essere lo stesso sesso lo stesso posto, questo non siamo noi qui a giudicare, eccetera, eccetera. Ok, però vedi scene del genere, diciamo, la signora che vede me che sto parlando con la telecamera un coglione e adesso la salutiamo. Salve signora, stavo parlando con la telecamera. Questa è l'alba alle sabbie rosse, piena di zanzare. E chi sta la tenda dello barbona? E chi sta la pecorella di papà? Ecco qua, area ecologica. Io pensavo area ecologica, io sono una gita in mezzo alla natura. No, area ecologica significa la munnerza che sta là dietro. Qui siamo nel Gargano. Questa è la bufala, la Buffalo Bill. E qui sono un caseificio, vendita diretta al pecorame. In uno stabilimento gli ombrelloni non sono tuoi, qualcun altro deve piegarli, metterli a posto alla fine. E è una specie di comunismo, il nuovo ordine mondiale, cioè qualcuno si occupa di queste. Cioè, non, se uno mettesse a posto alla fine del soggiorno qua i posti così, verrebbe visto come un coglione, perché qualcun altro deve fare questa roba, cioè qualcun altro si cura le cose. Sta registrando, gira papà. Dov'è che ci siamo fermati qua? In mezzo al nulla. Però in mezzo al nulla, qui siamo in Salento, siamo stati a Fontanelle, riva di Ugento, che posto bellissimo. Ecco perché l'acqua era bella lì, amore, perché c'era acqua che sgorgava dal fondale, per questo era così limpida forse. Comunque, una nota al fruttarolo che era veramente... Ecco, intanto mentre vengo ammazzato. Qui sembra un posto, fammi vedere un po' la villetta qua. Sembra un posto abbandonato, così sembra fuori dal mondo. Però è appena passata una macchina super ultra moderna. Com'era quella macchina? Monoposto. Monoposto, quelle elettriche. E niente, ci stiamo facendo un break. Adesso stiamo passando al lato adriatico. E sì, complimenti al cameraman che mi sta proprio inquadrando benissimo. E a Otranto, dove si vedranno le coste dell'Albania. Bellissimo, volevo semplicemente... Tu vuoi aggiungere qualcosa? Ottimo, no. Come sempre. Ricordiamo che ottimo, bellissimo l'incontro con Fed. Fed, non lo so, a me sembrava, da come parlava, dall'audio che sentivo, sembrava non so che, però si è rivelato un figo della Madonna, capelli lunghi, muscoloso e anche molto... molto intelligente, dice il cameraman qua. Ricorda che era molto intelligente, chiaramente lo era. E vediamo, magari chissà, un giorno incontreremo anche gli altri in chat. Bene, noi e l'uva che non c'è, vi salutiamo e ci vedremo a Otranto tra poco. Ehi!